questo qua. Ci troviamo nel Largo Corpo di Napoli, molti di voi lo conosceranno, qualcuno di voi non lo conoscerà, è il Corpo di Napoli, il cuore di Napoli, ci accoglie la statua del Nilo tra il Palazzo del Panormita, legato ad Alfonso, alla corte di Alfonso d'Aragona, tra la Cappella Pignatelli e il Palazzo di Diomede Carafa. Sono personaggi importantissimi legati alla corte aragonese napoletana. Chiudendo questa celia nel quartiere alessandrino antico della Napoli classica, incominciamo a parlare di qualcosa che riguarda strettamente il culto dei morti a Napoli, le anime pezzentelle, perché ci accoglierà una piccola edicola, diciamo votiva, in realtà si chiamano grotte, sono delle piccole cavità nelle pareti esposte alla strada nella città di Napoli, dove in una sorta di grotta sono poste degli uomini nudi che bruciano tra le fiamme, molto spesso accompagnati dalla figura di un sacerdote. Li sovrasta un'immagine della croce o della Madonna. Che cosa sono? Sono le anime purganti, le anime pezzentelle, dal latino pedere, che chiedono. Sono le anime del purgatorio a cui i napoletani dedicano le loro attenzioni affinché abbiano il rinfresco, cioè la loro anima si rinfresca e possa guadagnare il paradiso. Sono condannati a bruciare. Tutto ciò ci riporta a questo elemento antico, il fuoco. Andiamo negli archetipi dell'umanità, sono culti antichissimi. Che cos'è il lutto? Purtroppo tutti noi abbiamo sperimentato questa triste esperienza. È la prima esperienza che fa l'uomo quando ha la consapevolezza di se stesso. L'uomo primitivo, prima che inizia la storia, sperimenta la perdita di una persona vicina. Allora, per sfuggire a quella sorta di autodistruttività che incombe se l'uomo vive il lutto da solo, che cosa succede? Nasce la comunione, nascono i rituali condivisi. Il lutto insieme si sopporta meglio, in comunità. Nascono dei movimenti rituali, nascono dei gesti, nasce la musica, nasce il canto. Sono i rituali condivisi, gli archetipi dell'umanità che legano insieme tutti gli uomini di qualunque cultura della terra. Tutto ciò ci riporta alle anime pezzentelle che bruciano nel fuoco, questo elemento sacro, rigeneratore, fonte di vita, fonte di distruzione e fonte di rigenerazione. Le anime pezzentelle che ritroveremo in quasi ogni elemento del presepe napoletano. Il presepe napoletano, voi sapete che il presepe nasce con San Francesco nel XIII secolo. I livelli di massima espressività li raggiunge probabilmente a Napoli intorno al XVIII-XVII secolo, quando tutta una serie di personaggi animano il presepe e ognuno di loro ha un significato ben preciso, tutti legati alla ciclicità della vita, alla rigenerazione e alla resurrezione e al rinfresco delle anime del purgatorio. Un percorso che dal lutto di quello del giorno dei morti ci porterà alla salvezza verso la luce che irradia quella grotta. Andiamo ora verso San Gregorio a Meno.